Gentili ascoltatori di Radio Science TV, buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento, ovvero diciamo che è seminuovo perché noi l'abbiamo già introdotto all'interno del programma Osservatorio Antimafia ogni mercoledì alle 22 dal titolo La pagina dell'Istria. Bene, oggi, da oggi diventa un vero e proprio notiziario, sarà di frequenza settimanale, in onda alle 18:30 e in replica poi alle ore 22, 22. Circa 22 minuti, 22 e 2 minuti. Diciamo così, tra virgolette, in sostituzione alle trasmissioni Spazio Aperto e Osservatorio Antimafia che sono momentaneamente in ferie, quando poi a settembre-ottobre rientreranno, noi partiremo sempre col notiziario, ma non più all'interno di queste trasmissioni, ma con uno spazio per conto suo. Poi naturalmente vi diremo l'orario, sempre comunque al mercoledì, che è il giorno che poi arrivano queste informazioni dalla vicina Istria, che saluto questa stupenda terra veneziana, potremmo dire prima ancora di essere italiana, ecco, la terra della Serenissima. Noi abbiamo creato questa bellissima collaborazione con l'Unione Italiana, Maurizio Tremul, e abbiamo queste informazioni che noi quindi ve le diamo, come ripeto, a frequenza settimanale. Notiziario Istria oggi in studio Bonella Massimo. Partiamo subito con la prima notizia in primo piano. È triste, ma purtroppo sono cose che fanno parte anche queste della vita. L'abbiamo voluta mettere in primo piano perché è importante, un personaggio importantissimo. L'ultimo saluto a Michele Braico. Gli amici, i parenti e numerose autorità hanno salutato per l'ultima volta Manuele Braico giovedì 13 luglio nella chiesa della Beata Vergine Addolorata di Valmaura a Trieste. Manuele Braico, presidente delle associazioni delle comunità istriane, vicepresidente di Federesuli, vicepresidente dell'Università Popolare di Trieste, una figura molto vicina alla realtà della comunità nazionale italiana, è scomparso prematuramente all'età di 61 anni, dopo aver lottato a lungo con una grave malattia. Giriamo pagina, non possiamo comunque dimenticare. Lo voglio sottolineare questi grandi personaggi. Dunque, andiamo con la seconda notizia. L'Italian Film Festival a Rovigno è iniziata domenica scorsa la 17ª edizione delle giornate del cinema italiano, organizzate dalla comunità degli italiani di Rovigno in collaborazione con la Federazione Italiana Circoli del Cinema e il Circolo del Cinema di Adria. A dare il via alla rassegna cinematografica di quest'anno è stato il film La legge è la legge, commedia tragicomica con Totò e Fernandella. Inaugurata una nuova mostra a Palazzo Gravisi, la mostra dal titolo La ferrovia Lubiana-Trieste nel 160° anniversario a cura di Alessandro Quali, è realizzata dall'Università Popolare di Trieste, è stata inaugurata mercoledì 26 luglio nella sede della Comunità degli Italiani Sant'Orio Sant'Orio di Capodistria. Ad inaugurare ufficialmente la mostra è stato il presidente della Comunità degli Italiani Mario Steffè, il direttore dell'UPI Fabrizio Somma e Alessandro Fuali. Andiamo avanti, ci spostiamo nella stupenda città di Capodistria. Giovedì 3 agosto alle ore 20:30 presso l'ex magazzino del Sale Taverna a Capodistria avrà luogo Il mio canto libero, il concerto con il gruppo musicale Canto Libero di Trieste. Il concerto viene organizzato con il supporto materiale e finanziario della comunità autogestita costiera della nazionalità italiana in collaborazione con le canne di Pirano, Isola, Capodistria e Ancarano. A Gallesano, un breve flash, la 11ª degustazione dei piatti tipici gallesani che si terrà venerdì 4 agosto, avrà inizio alle ore 20 all'estivo della comunità di Gallesano. Andiamo avanti, arriviamo in un'altra bella città dell'Istria, precisamente a Pirano. La comunità degli italiani Giuseppe Tartini terrà una conferenza stampa il 10 agosto alle ore 10 presso lo Squero di Sezza, vicino al ristorante
Riblix, sull'evento in mare, voga tradizionale alla Veneta, da Pirano a Venezia dal 15 al 20 agosto 2017. Vediamo di capire un attimino. Il gruppo di donne rematrici della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano organizza insieme ad un gruppo di donne rematrici dell'associazione canottieri Giudecca di Venezia una manifestazione sportivo-ricreativa e culturale, voga tradizionale in piedi alla Veneta, da Pirano a Venezia. L'evento viene organizzato con l'intento di collegare le due sponde, rafforzare il rapporto di amicizia e collaborazione tra i due stati, salvaguardare le imbarcazioni tradizionali e la voga alla Veneta nell'Alto Adriatico, un'occasione per stimolare la collaborazione intergenerazionale nel praticare una vita sana in armonia con la natura, tra donne di età diverse, e sensibilizzare l'opinione pubblica per un rapporto sostenibile tra uomo e mare. L'inizio della manifestazione sportiva, quindi la partenza, è prevista per il 15 agosto dal porto di Pirano. L'arrivo a Venezia è previsto invece per il 20 di agosto. Abbiamo ancora il tempo per una notizia. Si terranno a Pola dal 2 al 9 agosto, quindi ci spostiamo a Pola, un'altra città molto importante dell'Istria, diciamo della parte sud, della parte croata. Ecco, dicevo, si terranno a Pola dal 2 al 9 agosto i laboratori di musica Arena International, giunti alla loro 16ª edizione. La manifestazione sarà inaugurata con un concerto alla cattedrale alle 20:30, che vedrà esibirsi i maestri della Scala di Milano, ovvero l'ensemble classico trio composto da Romano Pucci, Ivano Brambilla e Fabio Spruzzola. Il tema dei laboratori porta il titolo Istria da scoprire, con particolare attenzione Anello Milotti. Ed è tutto per il notiziario dell'Istria. Grazie per la vostra cortese attenzione. In studio Massimo Bonella, da tutta la nostra redazione di RST Radio Saius TV di Treviso, l'augurio di una buona serata.